Bentornati su Chef in Cucina, cari amici di Rete 8, anche oggi insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino, patron del ristorante Fontartana, vi portiamo in Trentino Alto Adige. Ciao Jennifer, bentornati. Con queste belle ricette ricche. Fa piacere in questo ambiente così, diciamo, come abbiamo detto, che ci riscalda questi sì, piatti. Sì, sono perfetti per trentini, la stagione, chef. Sì, perfetti. Perfetti veramente. Poi, ripeto, il Trentino è una terra meravigliosa, la cucina è bella perché, insomma, bellissimo, ci consente anche di viaggiare pur restando nello stesso posto. Non è c'è magica. Nessuno che è andato in Trentino e non c'è tornato. Guarda, vero? Ti va sempre voglia di tornare. Infatti, come cominciano queste temperature rigide, fredde, ti fate pensare... Quanto è bello il Trentino, insomma, bellissimo. Una regione, un territorio bellissimo, curato. Come vero, dobbiamo fare pure noi, ancora un po', è da esempio. Ci dobbiamo spingere un po'. È da esempio. Allora, chef, oggi che prepariamo? Allora, oggi prepariamo un orzetto trentino. Bene. Praticamente non lo facciamo a zuppa, lo facciamo un po' più ritirato, proprio tipo a risotto. Come un risotto. Sì. Ok. Lo possiamo fare anche un po' più a zuppa, ma oggi l'andremo a fare così. Allora, gli ingredienti praticamente abbiamo fatto a tocchetti un sedano, carota, cipolla e patata. Non può mancare la patata in Trentino, come abbiamo detto è ieri. È vero, l'abbiamo detto anche ieri. Anche se abbinamente di mettere la patata insieme al sedano, carota e cipolla, non sì, a caso. Esatto. Poi abbiamo dello speck che abbiamo tagliato sempre beh, il dadino. Speck tipico del Trentino. Del Trentino, vabbè, del sale, dell'orzotto. Questo l'abbiamo precedentemente lessato? Precedentemente, sì, l'abbiamo già fatto rosolare, tostare. Ah, diciamo. Ok, quindi tostare, abbiamo già fatto una prima poi, cottura. Sì, perché praticamente ci troviamo in lavoro, i tempi nostri sono un po' diversi per arrivare proprio al piatto. E del rosmarino. Perfetto, chef, quindi possiamo iniziare. Del brodo. Del come brodo. Come abbiamo detto, brodo bene, vegetale. Allora, iniziamo. Mettiamo in un tegame dell'olio. Al via il nostro orzetto trentino, sono proprio curiosa, chef. Allora, andremo... Piatto tra l'altro veramente bilanciato, equilibratissimo. Adesso non voglio fare la parte della nostra nutrizionista perché lei è bravissima, però ovviamente a forza di vivere e stare in mezzo a certe situazioni poi si anche impara. E devo dire dobbiamo... che è veramente perfettamente bilanciato. Sì, ci stanno, ci sta un po' di tutto. Poi diciamo, anche l'importanza le verdure, dell'orzo. E lo speck che gli dà quel sapore tipico la parte di quella proteica. Regione. E poi comunque lo speck, sì, voglio dire, è un alimento sanissimo anche perché è bello magro, quindi beh, insomma va proprio bene. Allora, ecco qua, andremo a mettere. Quindi facciamo rosolare questo mix il sedano, di verdure. Carota, cipolla e patata. Una volta rosolata andremo a mettere il nostro speck. Tagliato a cubetti sottili. Metà lo mettiamo adesso e metà a metà cottura dell'olio. Ah, ok. Quanto profuma? Poi il profumo dello speck, guarda. Già metti lo speck, già senti il Trentino. Sì, già senti il Trentino, ma poi lo speck a me piace tantissimo. Poi è apprezzato particolarmente anche dai miei bambini, quindi devo dire che lo utilizzo molto spesso in cucina, anche al posto della pancetta. La pancetta, comunque, sì, vabbè, la pancetta è un po' più grassa. È meno grasso e ha comunque quel bel odore affumicato. Poi questo, bravo, cioè che quell'odore da sapore, che da lo sapore. Senti, che cambia il piatto, cambia il piatto. Praticamente è vero. Il piatto prende un'altra... Adesso andremo a mettere il rosmarino. Ecco, questo abbinamento del un rosmarino un po' del rosmarino, vedi? E sempre sapori che dopo cambiano completamente. Eh sì. E il nostro orzo. Quindi conviene sempre magari portare un po' avanti la cottura anche per fare prima, oppure potremmo metterlo crudo? Andrebbe metterlo direttamente crudo e farlo tostare insieme a queste verdure. Però, insomma, anche così se abbiamo poco tempo sì, magari. Sì, se noi magari ce lo prepariamo dalla direttamente sera prima. Dalla sera prima. Esatto, non meglio. Sbagliamo. Sì. Ecco, come dicevamo, adesso come mettiamo diciamo il brodo? Sempre, sì, come diciamo sempre, è una questione di tempi, se uno torna dal lavoro a casa e vuole fare un piatto così, ma se la profuma. Sera prima
Se è preparato già l'orzo cotto, possiamo... Fa prima. Ecco qua. Vado? Andremo a mettere, sì, il nostro brodo. Ancora? Sì, sì. Metti, metti. Ah, tutto? Sì, sì, no, un altro mestolino. Ok. Ok. E adesso lo facciamo, praticamente questo qua lo facciamo andare per un quarto d'ora, un quarto d'ora. Se è l'orzo. E ogni tanto dobbiamo sì. girare di tanto sì, in tanto, sì, sì, giusto? Sì, possiamo girare. Tipo come facciamo con il risotto. Con il risotto. Lo stesso se procedimento. L'orzo era, non era precedentemente già cotto, doveva andare anche di più, anche okay. tre quarti d'ora. Eh certo, beh, l'orzo è veramente impiega questo, tantissimo a cucinare. E l'orzo sì, impiega più del riso. Sì, molto e di in più. Questo caso quello che deve cucinare sono solo i vegetali crudi. Esatto. E l'orzo già è cotto, altrimenti deve cucinare l'orzo, che come stavamo dicendo, l'orzo. Tempi sono un po' più lunghi. Almeno tre quarti d'ora ce l'ha per la cottura. Perfetto. Ok. Ed eccoci, io credo che ci siamo. Il nostro orzetto trentino dovrebbe essere pronto. Allora. Bello cremoso. L'orzetto è pronto. Adesso andremo a mettere ancora un po' di. Questa a metà cottura, diciamo quasi alla fine, si mette un po' di speck così. Ok. Ancora. Lo speck ci deve stare. Lo speck è, ci deve stare. Quello abbiamo detto che. Sai cosa mi piace di questa ricetta tanto? Che non si aggiunge formaggio. No. Ma non perché io non lo ami, perché a me. Sì, sì, va bene, vabbè, ma quel qua non ci va, perché già ce l'ha il sapore suo. Esatto, ripeto, cioè comunque è equilibratissimo come piatto. Lo speck che gli dà quel sapore, quel profumo inconfondibile, che ti dice siamo in Trentino. Siamo in Trentino, sì. Allora, ecco qua, Zenica. Su Tirol. Un mondo bellissimo. Sembra tornato indietro di. Di tanti. Avanti, di tanti chilometri. Indietro, però avanti. Però avanti. La prima volta che sono andata in Trentino è l'unica, perché in realtà poi non sono più tornata. Ebbi la fantastica idea di andare il ponte dell'Immacolata. Ah. E diciamo che gran parte del viaggio l'ho trascorso in autostrada. Eccolo, no. Abbiamo impiegato forse 15 ore per raggiungere il Trentino. Di solito io vado sempre dopo Natale e il Trentino è tutto per me. Dopo Natale, dopo le feste. Sì, sì, infatti. Allora, andremo a mettere per decorare. Ma che bel piatto, un pezzettino chef. Di rosmarino qua. E un po' di. Sempre di speck che abbiamo rosolato. E lo mettiamo mazza, sopra. Che bello, chef. Golosissimo, ecco questo qua. Piatto, ricco, meraviglioso. Orzetto trentino, buono, gustoso, invernale. Da farlo voilà, subito, insomma. Voilà, il nostro orzetto che profuma di Trentino. Ecco, basta chiudere gli occhi, facciamo un test. Sì, così. Sì, sì. Eccoci in Trentino, immagino le montagne. È quello, l'odore è quello, giusto. È vero, beh, la cucina ha questo potere magico di portarci in qualsiasi posto, basta sì, chiudere gli occhi. Ritorniamo indietro nel tempo, andiamo in una lì. Regione che magari non ci siamo è magica anche per quello. E vi dico che ben presto vi porteremo anche in Oriente, quindi continuate a seguirci. Ci vediamo domani. Lo zafferano era utilizzato dagli antichi egizi per dare il profumo, per dare medicazione e dare anche il bel colore. Oggi sappiamo che zafferano aiuta anche nell'avere buona memoria e nella prevenzione contro malattie neurodegenerative. Mm-hmm.